attenzione, attenzione, però dobbiamo bene che accesi, attenzione, si imputtano un po' dalla prima fila, Cortellazzi scaccia, Boni parte a bomba, Serveni, Paura e De Fortunati. Grande la partenza di Cortellazzi che si sta dimostrando particolarmente a proprio agio di questo percorso, ma attenzione, guarda come va, via! Forse qualche problema per Cortellazzi che si è fatto passare all'esterno, attacca Zamboni all'interno sia da Kuchler che da Oru, quindi sì, sicuramente sì. Qualche problema. Peccato, peccato davvero, perché era partito benissimo, peccato, e a questo punto Kuchler si deve difendere. È subito lì, ecco Kuchler che sta provando, si chiude il servitore, già arriva lungo e Andreu passa in seconda, ne approfitta della toccata fra Kuchler e Casalbori, la può bussata, solo che alla fine ci ha rimesso lui, tanto forse non al meglio anche la vettura di De Fortunati. Casalbori ha detto non ti apro. Di tutto questo Natale Casalboni ringrazia e continua ad allungare nei confronti anche del Fiorda Estone. Sotto cercando nel contempo di distanziare il più contatto larghissimo al tornante del VAR, anche Pavel Vavra, che nel frattempo mentre sempre piuttosto lentamente continua a gareggiare De Fortunati. In tutto questo ribadisco che mi sembra un po' sottotono Luca Serveni. Questo è giunto anche il quarto giro, quindi siamo ormai prossimi alla conclusione. Andriun sembra voglioso di tentare il tutto per tutto per sopravanzare Natale Casalboni. Attenzione qui all'uscita del tornantino, dosso per entrambi, riuscito a mantenere quel minimo di distacco Casalboni, adesso vedremo l'uscita del curvone davanti con un distacco giusto per poter vincere, grande Natale Casalboni davanti a Andriun, Werner Kuchler. P2, Mais Furica. Si butta, va, serve.
indietro di tempo. Si fa più strada se si guida piano in corda. Tu lidi. E deve vedere un che svernicia sul rettilineo. Non mi sembra informissima la tua protesta. No, proprio per niente.
tiro. Intanto l'infortunati supera Vavra che sembra avere qualche problema. Vediamo la staccata. Si vedono due che stanno
Ceccherini. Kuchner, prima posizione. Servini lo segue. Cortellati con qualche problema. Resiste in terza posizione. Valero che resisti. Ho capito, ma tutto sta portiere aperto. Ma intanto Werner Kuchner chiude anche il suo quinto giro. Intanto però Kuchner continua la sua cavalcata. Porco il re. Sesto giro concluso per lui. Sempre più alto il vantaggio. In terza posizione. Adesso squalifica, non serve di più. E arriva a terzo. Arriva a terzo giro. Werner Kuchner sempre al comando, vediamo andare piano, ma presumo che stia amministrando, speriamo. Allora mi confermi che se Serveni arriva in questa posizione vince la Coppa Europa? Che poi, vabbè, secondo. Confermiamo, a secco. Che bello, giusto. Non c'è più, quindi. E allora, signore e signori, dovremmo quasi esserci, sono 7 giri previsti. E quindi, e la Vanessa Scacchi c'è, vai! Pronta per Werner Kuchner! Che si prende questa tanto attesa di Dioralde! Secondo!